Mi dispiace per tutti voi, purtroppo, no? Parla di Avanti Popolo. Non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo mostrare in TV, il grande lavoro sto portando avanti da 6 giorni. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio, infatti si vede proprio, se vai a vedere la trasmissione, c'è proprio quel pezzo. Siccome che lui è stato attaccato perché non ha dato informazioni agli affamati di notizie, adesso lo capite. Perché la RAI ha scelto di non mandare in onda il pezzo, quindi non è colpa sua. C'era la voce di Tagnoli, di 3 giocatori di serie A, che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per i fondelli, beh, esatto, e tutti voi, perché ieri io nelle live, sono stato su due live di interisti, tutti interisti, non so come, sono capitato lì, uno aveva 50 persone, gente che comunque ne capisce, c'era anche un avvocato, tutti, un avvocato meno, ma gli altri tutti da addosso a Corona che non aveva dato le informazioni, senza sapere le cose. Quindi l'hanno messo la gogna senza sapere che è stata la RAI che non ha impedito Corona di parlare. Non è colpa sua. Lui le informazioni le aveva. È stata la RAI. Parlo sottovoce per il vicino che fa casino. È la RAI. La RAI ha detto che Corona non poteva parlare perché aveva informazioni. Adesso al di là faccio due flessioni perché la notte non dormo, faccio due flessioni. Imito Corona, faccio 18 tatuaggi con scritto pandino dappertutto, capito? Con i Ray-Ban e l'orologio d'oro. Me lo comprate voi, però hai capito? I soldi lo metto, sì, quello della Swatch che vendono i Bucumbra a Spiazza Rimini, hai capito? Quindi questo è quanto. È la RAI che non ha mandato in onda il servizio, non è colpa di Corona. Gli affamati di notizie ieri erano sul piede di guerra dicendo che era colpa di Corona, che non aveva detto niente di più, che li aveva presi per i fondelli. No, è stata la RAI che ha impedito. Probabilmente è arrivata la telefonata di qualche potere forte, di qualche altra autorità che ha impedito di mandare in onda il servizio che riguardava questi giocatori e il scoop di Corona.